Ed ecco l'esito del sorteggio Milan contro Stella Rossa, o meglio, si giocherà il giorno 18 il match tra Stella Rossa e il Milan, la seconda in casa. Stella Rossa ovviamente porta a ricordi lontani, a ricordi di una partita di intensità straordinaria con la Stella Rossa che fece male al Milan anche all'andata con 1-1 che sembrava compromettere, poi la nebbia salvò il Milan a Belgrado, al Maracanà di Belgrado, quindi una partita che vede due squadre di alto lignaggio come il Milan e la Stella Rossa che ha una grande tradizione, allenata da Dejan Stankovic, quindi una partita indubbiamente dal grandissimo fascino. E allora, parlando di questa partita, parlando di quel momento, di quella fase della stagione che attende il Milan, ecco che mi è venuto spontaneo parlare del momento attuale del Milan, sempre proiettato al meraviglioso e affascinante, ma incredibilmente impegnativo periodo che va dal 14 febbraio al 21 marzo. Ed ecco qui, ho preparato una grafica che vi illustra tutti gli impegni, la leggete a partire dallo Spezia, poi ci sarà la Stella Rossa, poi ci sarà l'Inter, poi la Roma e via, poi con le altre due eventuali, se il Milan fosse così bravo per superare la squadra di Belgrado, ancora un impegno a metà marzo per arrivare all'ultima partita contro la Fiorentina. Queste le partite, questi impegni che mi hanno ovviamente portato a parlare dell'attualità, ma più che parlare dell'attualità, parlare del mese di gennaio, il mese del mercato. Guardando questo terribile calendario che aspetta il Milan e tutte le squadre impegnate in Europa, terribile ma affascinante. Il Milan ha giocato per arrivare lì, le altre squadre hanno giocato per arrivare lì a febbraio, essere al vertice della tensione, come quel bellissimo film con Morgan Freeman e Ben Affleck. Il Milan è lì al vertice della tensione, ma per essere protagonista al vertice della tensione, ecco che arrivo al punto Dolens. Deve lavorare sul mercato di gennaio. Ma io in questo video dove vi ho subito comunicato l'esito del sorteggio, voglio andare sull'argomento principale, il vice IBRA. Allora, io, come molti, pensavano che la priorità fosse il difensore centrale ed è una delle priorità. In uno dei recenti video la regola del 3, e ribadisco, però non ho messo la regola del 4, attenzione, la regola del 3 avevo detto centrocampista, difensore centrale e magari sulla fascia destra. Invece no, è cambiata la mia regola del 3. In questo momento sulla fascia destra o sinistra parlavo della difesa, non la davanti. Selemaker o Castillejo. Ho detto che tre difensori di fascia erano pochi, Dalot, Calabria e, visto che Conti non si sa se rimarrà, ho detto che il difensore centrale serve e il centrocampista, in effetti adesso si è fatto male Bennacer, due sono troppo pochi, ma non voglio mettere troppa carne al fuoco. Parliamo del vice Ibra. E non avevo messo nella regola del 3 quella che è diventata forse la regola del 4, il vice Ibra. Che cosa mi ha fatto convincere? Dicevo, ma no, ma tanto abbiamo Rebic, a sinistra puoi mettere Auge o Leao, quindi giocatori ci sono, il giovane Colombo. No, ho cambiato idea. Signori, ho cambiato idea. Ho cambiato idea perché ho visto ieri Rebic, che a me piace tantissimo per il suo impegno, per la sua determinazione, il suo attaccamento, però tante volte ieri contro il Parma arrivava Calhanoglu sulla fascia, arrivava Theo sulla fascia, guardava in mezzo,
area deserta perché Rebic lavorava intorno all'area per aiutare gli inserimenti di questi giocatori e l'area era deserta. Tanto è vero che è sbucato per il gol annullato Castiglieco dalla parte opposta. Rebic, ripeto, che si è, scusate il verbo un po' forte, sbattuto in maniera enorme sia a Genova con la Sampdoria che contro il Parma, non riempie l'area non riempie. E quindi, secondo me, Rebic non può essere il vice Ibra. Leao, poi faremo un video più tardi, ne parleremo chiaro di Leao, quello che penso, mi si accusa sempre se è troppo severo con Leao, dirò la mia opinione. Però Leao mi sembra un giocatore che l'abbiamo già visto un pezzettino a Praga, non mi sembra che sia il giocatore forte che salta, che va a prendere, è un giocatore, è una seconda punta, come lo stesso Auge. Quindi ci serve tassativamente, visto quel calendario, non possiamo pretendere che Ibra giochi la domenica, poi i sedicesimi di finali e poi l'Inter. Magari il sedicesimo di finale è una parete importante, poi c'è l'Inter e serve ovviamente un vice Ibra. Facciamo dei nomi? Faccio volentieri dei nomi. Si è parlato di Llorente, però è troppo tempo che non gioca, ma la tipologia è quella giusta. Milik è un giocatore che vuole giocare, non si mette certo in panchina e poi costa tanto. Qualcuno metteva il nome di Edward del Celtic, ma è un giocatore anche lì di movimento. Io il giocatore che vorrei suggerire, mi permetto di suggerire, ce n'è uno. È un vecchio cuore, è un vecchio pirata dell'area di rigore e si chiama Pavoletti. Milanista. È un po' come quando è arrivato Pazzini. Si siedono in panchina pronti a entrare o durante la partita, facendo respirare un po' Ibra, oppure addirittura all'inizio della partita, con Ibra che magari può partire in panchina, ripeto, non in assoluto, ma avete visto il calendario? Si gioca il 14, il 16 mi sembra, il 14, il 18, poi ancora il 21 e poi ancora il 25 e sono quattro partite di Coppa se il Milan passerà il primo turno e sono 6, 7, 8 partite di campionato dal 14 febbraio al 21 di marzo. Impossibile pensare che le giochi tutte a Ibra e soprattutto non c'è l'alternativa. Io un nome l'ho fatto, un nome a costi importanti ma non straordinari, ingaggi seri ma non straordinari, grande voglia, grande vecchio cuore. Insomma, io lo ribadisco, io andrei a prendere Pavoletti del Cagliari. Questo è il mio nome come vice Ibra. Poi, se andranno a prendere qualche altro giocatore, i dirigenti del Milan, con questa tipologia, va bene, ma un vice Ibra serve assolutamente, secondo me, e Pavoletti mi piace. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.